Oggi volevo fare un video per dare tutto il mio sostegno a Cartal, che ha fatto un video un po' per sfottere questo dissing fra youtuber interisti e dirgli che ci fanno ridere. Ci fanno ridere, ma da un'altra parte ci fanno del male perché tutti gli altri youtuber ci sfottono, li sfottono e loro si lamentano delle visualizzazioni, ma io ho visto per esempio ieri che i romanisti hanno fatto, c'era Goboman, Seacolf, c'era tre o quattro, e fanno spesso dei video insieme, loro crescono tantissimo, invece di farsi la guerra, loro crescono e fanno visualizzazioni. E Cartal oggi facendo questo video, penso che ha dato tutta la misura della sua grandezza, perché io ho conosciuto Cartal che era, diciamo, un piccolo youtuber, nel senso che non aveva 1.000 iscritti, e che in quel momento, pur essendo un piccolo youtuber, nel momento di più grande difficoltà per il maestro, mi ha invitato a una live, e credo che sia stata la prima volta che io sappia, che mi ricordo, che Donato Inglese è intervenuto in una live. Poi sono intervenuti tanti altri youtuber, ha fatto crescere tanti amici, lui è un esempio di come si dovrebbe fare youtuber interista, perché può essere anche anti-juventino, può essere anche anti-milanista, ma nelle sue live sono sempre aperte a tutta juventina, interista, a milanisti, a qualsiasi tipo di ragionamento, e tutti vengono accolti. Credo l'ultimo grande colpo che ha fatto con Biapri sia veramente, perché Biapri è qualcuno che ha rispettato da tutti gli interisti per la sua gentilezza, per il suo modo di saper vivere questo interismo, e ha ragione, è un grande saggio, ascoltatelo, ascoltatelo. E volevo giusto dire, sì, è vero, ci fanno ridere, ma finalmente interisti che ci scorniamo fra di noi non porta niente a nessuno. Quindi, bravo Cartal, ascoltate a questo uomo saggio, a questa bandiera dell'Inter. Volevo semplicemente dire questo. Mi ha fatto piacere il tuo video, ironico, molto simpatico, sei sempre il grande, forse sei il più grande youtuber interista, sei proprio tu. Anche se certe volte qualcuno dice che sei un po' rozzo, un po'. Però c'hai un cuore grande, sei un grande amicone per tutti quelli che vengono a bussare alla tua porta, tu, Cubra e tutti gli amici del tuo gruppo, siete fantastici e continua così, ti seguiremo sempre. Bravo Carter!